una nuova divisione che REAG ha deciso di lanciare sul mercato, la sigla è DAS. Che cosa vuol dire e come è strutturata, come è nata questa idea di questa iniziativa? Allora, DAS sta per Debt Advisory Services, che è una nuova divisione che abbiamo deciso di sviluppare all'interno di REAG, focalizzata sui crediti deteriorati e quindi all'assistenza dei clienti o degli investitori che vogliono operare in questo settore. L'idea di sviluppare questa divisione in REAG nasce dalla volontà di unire una forte competenza tecnica immobiliare, valutativa, di advisory immobiliare, con una competenza nel mondo creditizio finanziario per risolvere le problematiche dei crediti deteriorati dei nostri clienti. A che tipo di mercato vi rivolgete e quali sono un po' le prospettive per i prossimi anni? Il nostro mercato di riferimento è il mercato dei crediti deteriorati, che in Italia ha raggiunto ormai la quota di 300 miliardi di euro ed è destinata purtroppo a crescere. In particolare poi le sofferenze hanno raggiunto oltre 170 miliardi di euro e si prevede che raggiungeranno la cifra di 200 miliardi di euro entro la fine dell'anno. Noi ci focalizzeremo su quella parte di crediti deteriorati garantita da immobili. I numeri ci dicono che dovrebbe essere un mercato di circa 40 miliardi di euro. Abbiamo deciso ovviamente di focalizzarci sulla parte garantita dai mobili, evidentemente per la natura, per la storia di REAG, che è focalizzata sul mondo immobiliare. Sarete, mi raccontava, una boutique in questo senso, cioè vi collocherete su che tipo di target e di clientela? Il nostro obiettivo è sì di essere un po' una boutique nel mondo dell'assistenza dei servizi per il credito. Il nostro target sono ovviamente le banche per un lato, o gli investitori che hanno interesse a investire in questo settore in Italia. Offrendo servizi ad alto valore aggiunto, portando la nostra esperienza nel mondo immobiliare, quindi nella lavorazione dell'immobile per creare valore e poi andare a recuperare il credito e quindi ad avere un effetto positivo sui ritorni per le banche. Dall'altro lato ci posizioneremo per gli investitori che vogliono approcciare questo mercato, che è un mercato molto difficile in Italia a causa della legislazione, della burocrazia, che fa un po' paura e che necessita dell'affiancamento di un operatore esperto. Il nostro target saranno operazioni non di massa, ma operazioni singole o piccoli portafogli con però valori relativamente alti. Il nostro obiettivo è circa sopra i 500.000 euro almeno, per poter dare questo maggiore valore aggiunto. Da quando sarete o siete operativi e su che squadra può contare? Allora, ufficialmente siamo operativi dal primo di ottobre. Posso contare su una squadra di 10 persone, che possono sembrare magari poche ad una prima impressione, in realtà sono un numero abbastanza consistente, perché abbiamo deciso di avere una struttura interna che supervisiona e che gestisce poi tutte le attività all'interno della REAG, quindi delegando poi alle altre divisioni che svolgono i singoli servizi le principali attività. A questo va aggiunta tutta la rete di consulenti esterni che ci supportano. Un'idea su quali sono gli obiettivi, ormai il 2014 possiamo dirlo quasi concluso, però per il 2015 e per gli anni successivi? Ma gli obiettivi in termini numerici che ci siamo dati sono ambiziosi, diciamo, ma ripeto, non hanno nulla a che vedere con la massa gestita. È più un obiettivo di raggiungere un posizionamento, un livello qualitativo del prodotto, del servizio molto alto, quindi come dicevamo proprio da
da boutique che crea effettivamente valore aggiunto per i clienti. Quindi non ci siamo dati dei numeri reali di fatturato da raggiungere per i prossimi anni. E anche fette di mercato in percentuale, un'idea su quello che potrebbe essere un obiettivo fattibile? Ma se diciamo che ci sono 40 miliardi effettivamente di crediti garantiti da immobili, per me è anche già un 1% di questo importo è un obiettivo, direi, non indifferente, non semplice da raggiungere, ma molto interessante.